Il ruolo di Alpitour in questo progetto è proprio quello, pensando a questa iniziativa di aderire al progetto Conciliamo, abbiamo proprio pensato al coinvolgimento delle istituzioni locali, proprio perché la nostra realtà da sempre è molto presente a livello territoriale e in ambito locale, quindi sono state proprio coinvolte le istituzioni quali il Comune di Pesaro, Confindustria di Pesaro Urbino e l'Università di Urbino, con le quali appunto è stata creata questa partnership. E praticamente è stato inserito all'interno di questo progetto il bando Conciliamo, che appunto è un progetto del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è volto proprio a favorire quelle azioni di welfare aziendali che vengono poste in essere per migliorare la qualità della vita e del lavoro dei propri collaboratori, ma anche con azioni mirate sul territorio. Un bando della Presidenza del Consiglio che Alpitour si è aggiudicata con la nostra partnership, e credo che sia molto simbolico, intanto perché rappresenta il risultato di uno dei player più importanti al mondo rispetto al turismo, all'incoming, e che anche con la nuova sede realizzata a Pesaro ha voluto dare un messaggio non solo di vicinanza al territorio, ma di poterlo fare anche mandando il messaggio più forte dal punto di vista della qualità dello spazio per il lavoro, per i propri dipendenti e per quindi essere organicamente ancora più stabile, ancora più credibile in linea con quello che vogliamo raccontare con la Capitale 24. Nello specifico è un progetto che consente attraverso diverse azioni, cui noi partecipiamo particolarmente per quello che riguarda un po' la conciliazione dei tempi, anche la possibilità di muoversi attraverso la rete delle ciclabili, l'illuminazione della ciclabile e quindi anche la mobilità integrata per i dipendenti, ma che prevede tutta una serie di attività qualificanti del tempo vita e del welfare dei dipendenti stessi. L'Università è lieta di partecipare a questo progetto perché è il sequel, diciamo, di un progetto che abbiamo avviato anche noi a Urbino nel 2019 su salute e benessere sul posto di lavoro. Il progetto era stato avviato da due dipartimenti, il Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Scienze, con l'obiettivo duplice: da un lato dimostrare che l'attività fisica era anche in piccoli esercizi, dedicando poco tempo sul posto di lavoro, desse beneficio ai dipendenti. E questo beneficio poi diventa anche beneficio dell'azienda, nella misura in cui il dipendente aumenta il proprio benessere e quindi anche la propria produttività. È un'apertura ad un nuovo modo di fare impresa, ad una nuova attenzione che è indispensabile e ineludibile. Si parla di tutte le progettazioni che riguardano ESG, quindi tutte le tematiche che hanno delle implicazioni normative, ma al di là delle implicazioni normative è il sentiment del management dell'azienda che cerca di valorizzare il luogo dove opera, dove lavora. È importantissimo che questa cosa venga recepita anche dalle pubbliche amministrazioni e chiaramente anche dalle associazioni. Il nuovo ruolo delle associazioni, fra l'altro, sarà quello di concentrarsi su queste cose, di sensibilizzare sempre più le aziende all'attenzione sui dipendenti, sulla sicurezza, sull'internazionalizzazione delle aziende. Quindi ce lo chiede sostanzialmente il mondo, non possiamo andare indietro. Il nuovo modo di fare impresa è concentrato su queste cose.